Chiaro che è stata una serata felicissima e una vittoria meritata, perché adesso, come sempre, si dirà che la Juve non è quella dell'anno scorso e che quindi è una vittoria casuale, eccetera. No, è stata una gara molto difficile e la Juve ce l'ha messa tutta, ha dimostrato di essere una grande squadra, ha lottato e ha attaccato per parecchio tempo, però noi siamo stati organizzati, ordinati e ogni giocatore ha fatto il suo dovere, ha dimostrato di essere una squadra talentuosa, abbiamo retto bene e poi si poteva fare anche 2 o 3 gol, questa è la verità. Ecco, quindi bisogna giocare così. Io sono molto soddisfatto, la squadra mi ha convinto. E quindi ribadisco un po' la battuta che aspettavo i voti soliti di ogni anno dei giornali sportivi, anche quest'anno mi pare che ci è andato un 4, purtroppo è ancora troppo alto perché poi ho visto che con dei voti di questo tipo siamo arrivati anche in Champions, quindi sono contento di questa squadra che per la stampa è insufficiente, per me io sono contento. Per fortuna valgono i valori sul campo e patrono, allora le devo fare una domanda anche su quello che è stato l'impatto del mister Stefano Colantuono. Crede che ci sia un forte zampino del mister perché si è vista una squadra molto grintosa, molto caratteriale, quello che dimostra un po' il mister anche in tutti gli allenamenti. Chiaro, l'allenatore, il cosiddetto manico, è importantissimo. Questo è un allenatore di grande personalità, 200 panchine vuol dire che ha anche una lunga esperienza e ha delle grandi capacità. Quindi sta tirando fuori dalla squadra quello che la squadra dà. Assolutamente concordi perché per quanto riguarda proprio quell'aspetto anche i nuovi acquisti si sono dimostrati assolutamente all'altezza con Ali Adnan, Iturra che sono disimpegnati molto bene, anche Dovan Zapata che è un po' il fiore all'occhiello che poi è stato molto importante anche nel corso della seconda frazione di gioco. Sì, no, la cosa che dispiace è che siamo qui da 30 anni e siamo 21 anni in Serie A, che per una provinciale non è facile, non è facile per una metropolitana perché sono rimasti poche senza retrocedere. E quindi vuol dire che è un campionato duro, difficile e ci dispiace che ci sia sempre questo pessimismo attorno alla società, attorno alla squadra e meriteremo, diciamo, un po' di più fiducia e un po' di più stima. Questo è quello che io penso, però non importa, siamo sempre stati zitti, siamo sempre andati avanti per la nostra strada. Sono convinto comunque, prescindendo da questa vittoria che è molto importante e quindi ci dà la carica ed è un risultato che serve anche sul piano psicologico. E sono convinto che abbiamo fatto una buona squadra e che pertanto, lottando come si deve, perché ribadisco, il campionato è durissimo, faremo una buona stagione. Cato per parecchio tempo, però noi siamo stati organizzati, ordinati e ogni giocatore ha fatto il suo dovere, ha dimostrato di essere una squadra talentuosa, abbiamo retto bene e poi si poteva fare anche 2 o 3 gol, questa è la verità. Ecco, quindi bisogna giocare così. Io sono molto soddisfatto, la squadra mi ha convinto e quindi ribadisco un po' la battuta che aspettavo i voti soliti di ogni anno dei giornali sportivi, anche quest'anno mi pare che ci è andato un 4, purtroppo è ancora troppo alto perché poi ho visto che con dei voti di questo tipo siamo arrivati anche in Champions, quindi sono contento di questa squadra che per la stampa è insufficiente, per me io sono contento.
Per fortuna valgono i valori sul campo e patronale, le devo fare una domanda anche su quello che è stato l'impegno. Quello che la squadra dà. Assolutamente concordi, perché per quanto riguarda proprio quell'aspetto, anche i nuovi acquisti si sono dimostrati assolutamente all'altezza, con Ali Adnan, Iturra, che sono disimpegnati molto bene, anche Dovan Zapata, che è un po' il fiore all'occhiello, che poi è stato molto importante anche nel corso della seconda frazione di gioco. Sì, no, la cosa che dispiace è che siamo qui da 30 anni e siamo 21 anni in Serie A, che per una provinciale non è facile. Il fatto del mister Stefano Colantuono, crede che ci sia un forte zampino del mister, perché si è vista una squadra molto grintosa, molto caratteriale, quello che dimostra un po' il mister anche in tutti gli allenamenti? Chiaro, l'allenatore, il cosiddetto manico, è importantissimo. Questo è un allenatore di grande personalità, 200 panchine vuol dire che ha anche una lunga esperienza e ha delle grandi capacità. Quindi sta tirando fuori dalla squadra. Chiaro che è stata una serata felicissima, e una vittoria meritata, perché adesso, come sempre, si dirà che la Juve non è quella dell'anno scorso e che quindi è una vittoria casuale, eccetera. No, è stata una gara molto difficile. E la Juve ce l'ha messa tutta, ha dimostrato di essere una grande squadra, ha lottato e ha attaccato.